Ora, io non vorrei esagerare perché mi prendo un grosso rischio iniziare un video così, ma al di là di quello che ha vinto Conte in questi 10 anni da professionista, solo 10 anni, chi è in questo momento l'allenatore più forte del mondo secondo voi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché qui siamo in un video per elogiare quello che ha fatto Antonio Conte quest'anno con il Chelsea. Io so che puoi farcela, sei un ragazzo in grado. Ora devi cavartela da solo, Mike, che ce la puoi fare. Devi imparare subito che il mondo è pronto a schiacciarti e a farti fuori. Se vuoi una cosa, devi lottare. So che puoi vincere. E anche se non vinci non importa, hai lottato. Se perdi lottando non ha importanza. Ti sei battuto, hai perso con dignità. E se ora non torni là dentro, andiamo. Ce la puoi fare, lo fai per Un grande applauso a lui, bella a tutti i ragazzuoli, siamo qui in un nuovo video e siamo per rendere omaggio, un tributo anche come ho fatto per Buffon a Conte, che quest'anno si è messo al centro dell'attenzione in Inghilterra, si è preso un rischio incredibile abbandonando la nazionale che l'aveva guidata fino ai quarti di finale negli europei, battendo la Spagna, uscendo con la Germania dopo i tre scudetti consecutivi con la Juventus, si è buttato nel campionato più difficile, la Premier League, che anche se molti la ritengono un campo dove diventa sempre più facile vincere, bisogna ricordare che negli ultimi 8 anni 4 italiani l'hanno vinta: nel 2010 Ancelotti con il Chelsea, nel 2012 Mancini con il City, nel 2016 ovviamente Ranieri con il Leicester, ma quest'anno il Chelsea di Conte dal decimo posto, come è di sua tradizione fare. Conte prende le squadre che arrivano in fondo quasi alla classifica o a mezza classifica, riescono a riportarle al primo posto in un anno subito. Non aveva impegni, questo va detto, a differenza di Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, però ragazzi aveva tanti avversari, tanti problemi con questa squadra, che dove non si è trovato bene dall'inizio, perché diciamo non è partito bene in campionato. Dopo 6 giornate mi ricordo che ne aveva vinte 3, poi 2 sconfitte e un pareggio se non sbaglio. Si trovava infatti a meno 8 dalla vetta con il City, che ne aveva vinte 6 su 6, era inarrestabile quello di Guardiola. Poi il City è crollato, ma più che altro il Chelsea ne ha messe 13 di fila. 13 di fila sono quasi un mezzo girone d'andata, per poi nelle altre 20-30 gare con 25 vittorie. Quindi oltre a quelle 13 si è interrotto a partire 2017 con quella sconfitta col Tottenham, però poi sono state quasi sempre vittorie, ha ingranato la marcia. Mi ricordo ancora dopo quel 3-0 subito con l'Arsenal, che Conte ha espresso chiaramente che non era la squadra quella che voleva vedere in campo, non aveva la sua impronta, ha messo la difesa a 3, che solo a dirlo in Premier League è una blasfemia, perché giocare in Inghilterra con la difesa a 3 per molti è una cosa che non si è mai vista, ed ha fatto una scelta azzeccata, perché Diego Costa è stato il bomber assoluto, non è il capocannoniere ma lì poco ci manca, c'è Lukaku e Kane, Fabregas più di 10 assist, è stato il protagonista, Hazard anche lui con i 15 gol, è salito in cattedra, Marcos Alonso un terzino che ti fa 6 gol dalla Fiorentina, Kyle che anche lui fa 6 gol, i protagonisti principali, poi vabbè Kanté, Matic a centrocampo, delle garanzie assolute. Però questo scudetto è di Conte, è lui il protagonista, si è preso in mano la squadra e ha dato la sua impronta, ed è secondo me un allenatore che vale, oltre al carisma che ci mette in campo, continuerò sempre a dirlo, il carica che trasmette quando lo vedi, quando esulta per la squadra, Conte si lascia andare, proprio un tifoso in campo, qualsiasi squadra va. Ecco perché lo vuole tutta Europa Conte in panchina, soprattutto l'Inter. Infatti ha rilasciato un'intervista ieri sera dopo la partita, aveva detto che ha avuto dei problemi questa stagione, soprattutto per il trasferimento a Londra, visto che i suoi sono rimasti in Italia. Insomma, l'Inter sta facendo il diavolo a 4 per averlo in Italia, eppure secondo me dovrebbe rimanere a tutti i costi a Londra, quantomeno per continuare il suo percorso, perché sei arrivato primo, quest'anno hai la Champions, sei addirittura primo, quindi nella testa di serie, perché chi arrivi i campionati più importanti, sei testa di serie in Champions League, quindi io direi di continuare, se fossi in Conte, questa esperienza a Chelsea quantomeno per un altro anno, visto che tutti lo hanno criticato per le prestazioni in Europa che faceva con la Juventus. Anche se a molti vorrei ricordare intanto che se Allegri è qua e ha la posizione dove è arrivato, se ha fatto 2 finali gli ultimi 3 anni, c'è anche da dare merito a Conte, che ha dato l'inquadratura giusta alla squadra e l'ha fatta riportare, o a meglio ad abituarsi a vincere. L'ultima formazione con cui Conte è sceso in campo con la Juventus in una competizione europea con il Benfica, quella partita che finì 0-0, era Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, ok, centrocampo aveva Marchisio, Pirlo e Pogba, esterni aveva Padoin e Asamoah, sì aveva Lichtsteiner come opzione, non Dani Alves o Alexandro, lì davanti Tevez e Llorente, che nulla hanno a che vedere, per tutto rispetto di Tevez, con Dybala, Higuain, Mandzukic, un'esperienza in più questa Juventus 100.000 volte superiore. Si è chiesto a Conte troppo, e quando aveva chiesto i suoi giocatori, che poi sono stati dati 2 anni dopo ad Allegri, era già andato via, ed è stato un po' un rimpianto per me. Sono sempre stato un idolo affezionato di
questo allenatore che per me è stato incredibile. Ovunque va, Conte riesce sempre a esprimere il suo gioco al meglio, per questo mi piace. In finale anche di FA Cup, quindi può fare nel primo anno il double incredibile, FA Cup con la Premier League e in finale con l'Arsenal. Vediamo quale sarà il suo futuro, io spero rimanga per un altro anno a Chelsea, perché sono curiosissimo di vedere nella prossima stagione in Champions League, perché può fare veramente tanto bene. Vuole assolutamente giocatori nel mercato, vuole Bonucci, vuole Morata, vuole tanti giocatori, perché il Chelsea ha i soldi, ha Abramovic e glieli può garantire. E comunque ha dato dimostrazione di essere un allenatore più da squadra che da nazionale, con troppe pause, da troppo da aspettare le partite. Invece Conte è più abituato a gestire una squadra giocando ogni 3-7 con ritmi molto più elevati, tenere una squadra sotto controllo, gestirla e portarla in brevissimo tempo, nel minimo indispensabile, a vincere da subito. Quindi ragazzoli, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per le notifiche se non l'avete ancora fatto, lasciate un like per questo video, commentate qui sotto come vi ho già detto per scrivere qual è secondo voi il vostro allenatore preferito. Bella ragazzoli.